Nel video di oggi vi voglio fare vedere i miei bracciali Pandora e anche spiegarvi i significativi dei vari charm che possiedo e anche farvi vedere come faccio le varie composizioni. Ciao a tutti e bentornati o benvenuti nel mondo di Mademoiselle Stella. Per chi non conosce ancora il mondo di Mademoiselle Stella, qui ogni settimana parliamo di moda, soprattutto di borsette, ogni tanto di gioielli e di piccola pelletteria o anche di viaggi. Per quello, se anche tu sei un amante di questi temi, per favore iscriviti al mondo di Mademoiselle Stella, ma adesso direi passiamo alla presentazione dei miei bracciali Pandora. Chi mi segue già da un po', diciamo, sa quali bracciali Pandora io possiedo perché ve li ho già presentati una volta e vi ho anche sempre fatto gli update o gli unboxing di quando mi sono presa un nuovo charm, però ho pensato voglio rifare un video completo dove vi mostro tutta la collezione Pandora che ho. Direi incominciamo subito con il primo, quello che ho qui in mano, e questo qui è il bracciale Pandora che si chiama Mi. Non so chi di voi ce l'abbia, io l'ho ricevuto come regalo dal mio compagno e per quello, come vedrete, non ci sono là tanti charm, per l'esattezza solo due, e al momento non ho neanche voglia di cambiarlo, devo essere onesta, perché mi è stato regalato così e mi piace tantissimo e per quello lo voglio anche lasciare com'è al momento. Chiaramente ci sono un casino di opzioni, come si può cambiare, come si può aggiungere roba naturalmente, però come già detto, a me piace tantissimo così e per quello questo è sempre ancora identico come quando mi è stato regalato. Invece il secondo bracciale è quello classico, che è anche stato il primissimo che hanno avuto. Però direi, non ve lo faccio vedere così, giro la videocamera così che vi posso far vedere meglio tutti i charm e anche subito le composizioni che faccio per il mio braccialetto. Ecco che così si vede meglio il bracciale Pandora Mi che mi è stato regalato. Qui vedete appunto un charm fatto a cuore e qui anche ce n'è ancora uno fatto a cuoricino. Lo trovo veramente molto gradevole da portare questo braccialetto. Anche i charm non è che si impigliano nei vestiti, perché è una cosa che io ho sempre un po' paura, che quando porto dei bei puloverini o degli altri maglioncini così che restano, diciamo, incastrati da qualche parte, dopo rovinano anche i vestiti, però qui proprio non è il caso. E appunto, come già detto, non è che ho voglia al momento di aggiungerne di più di charm, per quello lo lascio così. Ecco che ora voglio presentarvi il mio braccialetto classico che ho di Pandora. E prima di mettere su i vari charm e spiegarvi tutte le composizioni che faccio, i significativi anche dei charm, volevo proprio solo farvi vedere il braccialetto in generale, visto che anche qui hanno diversi modelli. Io ho preso questo qua perché non c'era tanto da scegliere quando sono andata a prendermelo all'aeroporto di Las Vegas. E a me è piaciuto molto quello che ho scelto, sono questi stopper che ho qua, li ho trovati speciali e mi sono piaciuti tanto. E poi il braccialetto è classico ed è anche, mi sembra, la misura più piccola che abbiano. Ma adesso direi che vi faccio vedere la prima composizione. Ecco qua la prima composizione ed è la mia composizione primaverile. Io cerco sempre di fare per ogni stagione, diciamo, una composizione e visto che l'anno incomincia con la primavera e fra un po' arriva anche qui da noi la primavera, ho pensato di cominciare con questa qua. Il primo charm che vedete è questa macchinina qua. La trovo molto carina e devo ammettere che questa qua non l'ho dovuta comprare e mi è stata regalata dal negozio Christ. Per chi di voi conosce già i miei video sa che io spesso vado da Christ a comprare gioielli, orologi o appunto i charm di Pandora perché loro sono quelli che possono vendere i charm originali di Pandora. E da Christ funziona così che quando si compra un charm si riceve tipo un piccolo timbro su una cartella e quando si hanno 10 timbri, ossia che si hanno comprato 10 charm, si riceve in regalo un charm originale di Pandora. Il charm che si riceve in regalo è così che deve avere o può solo avere un valore del massimo 35 franchi e poi si va in negozio. Ti fanno vedere la palette con tutti i charm Pandora che costano 35 franchi al momento e dopo puoi scegliere quello che vuoi. Naturalmente va anche un po' a fortuna perché abbiamo diversi negozi Christ, per quello può essere che un negozio ha ancora un qualche charm in più a disposizione o un altro charm a disposizione che è adesso un altro negozio Christ.
Però comunque quando io sono andata ho trovato questa macchinina qua e loro la chiamano macchinina elettrica o macchina elettrica, meglio detto, perché sotto ha anche una batteria. Dopo ve la faccio vedere un po' meglio. Poi ho questo charm qui, questo qui devo essere onesta, non è originale di Pandora, l'ho comprato a Murano perché a me piace tanto andare a Murano e quando l'ho visto mi è piaciuto un sacco. Visto che a me piace tanto anche il rosina e appunto il vetro di Murano, comunque lo trovo una cosa molto bella e così me lo sono presa, come anche questo qua. Allora, questi due qua vengono proprio da Murano. Per me è un bel ricordo per quello che li ho presi. Poi ho la casetta, questa qui al momento la vedete così, dopo se la giro sotto potete leggere Home Sweet Home e poi se ve la rigiro ancora qui vedete che ci sono le finestrelle, dall'altra parte c'era una finestra e la porta, ve la rigiro così lo vedete bene e sopra naturalmente qui c'è il piccolo camino, però comunque molto carina. Questa qui l'ho presa perché a me piace tanto essere a casa, mi piace anche sì viaggiare, però comunque la casa per me è un bel rifugio, a me piace ritornare a casa, mettermi con comoda, mi piace anche appunto invitare amici e poi per me casa vuole anche dire famiglia e la famiglia per me è molto importante. Poi a me piace tanto la natura, mi piacciono i fiori, trovo che non ci sia niente di più bello che andare a fare una passeggiata in primavera e vedere tutti quei campi pieni di fiori che sono magnifici. Per quello mi sono presa questo charm qua con i fiori. Poi ho preso la coccinella perché porta fortuna, desideravo sempre avere un portafortuna con me, visto che la vita è un po' una sorpresa, non si sa mai cosa ti aspetta o cosa non ti aspetta, può essere qualcosa di bello, può anche però essere qualcosa che in quel momento è meno bello o anche più tardi, e per quello trovo che un portafortuna non faccia mai male. Poi, come già detto, appunto amante della natura, ho preso anche le farfalle perché trovo bellissime le farfalle che si vedono in primavera, anche d'estate ce ne sono, per quello una cosa molto bella. Poi ho preso la mongolfiera perché qui da noi in Svizzera, quando appunto c'è il bel tempo, si vedono spesso le mongolfiere in giro e veramente a me piacciono un sacco, soprattutto quando ce ne sono diverse di vari colori, è una cosa magnifica proprio da vedere. E visto che mi piace così tanto e lo vedo anche spesso, ho pensato questo qui è anche un charm che va bene per me. L'ultimo charm, questo qua, che brilla così tanto, lo conoscete già, ve l'ho presentato nel mio ultimissimo unboxing video di Pandora. E questo l'ho preso perché desideravo qualcosa di neutro da mettere anche in mezzo ai vari charm colorati. Questo qui veramente è fantastico, brilla un casino e sono super contenta che mi è stato regalato. Chiaramente il charm, questo qua con i brillantini, la casa, poi questi due qua rosa e la macchinina, si può anche dire che non sono solo charm primaverili, ma si possono anche sempre riusare. Prima che vi faccio vedere la prossima composizione, vi voglio far vedere un po' più da vicino la macchinina, per quello facciamo un po' il zoom. Eccomi qua con la macchinina, ho fatto il zoom più possibile che potevo e la prima cosa che vedete è che sul tetto c'è un cuoricino. Anche il davanti molto carino, pieno di dettagli, proprio sembra una vera macchina. Qui vedete la famosa batteria, per quello che si chiama electric car, perché sotto c'è il disegno della batteria e sotto la batteria c'è scritto 100%. E se guardate bene, gli zeri del 100 sono fatti a forma di cuore. E l'ultima cosa che vi voglio fare vedere è il retro della macchinina e guardate cosa c'è di così carino. Guardate la targa, veramente super cute. C'è scritto Love e la O di Love è un cuoricino rosso. Quando l'ho vista mi è piaciuta subito, per quello l'ho dovuta prendere. Ma adesso direi passiamo alla prossima composizione, ossia quella dell'estate. Questa è la mia composizione per l'estate. Come vedete, sono pochi i charm estivi che ho, chiaramente li abbino anche con altri charm, però adesso per appunto strutturare un po' meglio il video e anche farvi vedere, diciamo, la base delle composizioni che faccio, ve li faccio vedere così. Il primo charm, è questo qua blu, mi è stato regalato, a me piace tantissimo e mi ricorda la persona che me l'ha regalato. Stessa cosa vale anche per questo charm qua perché mi sono stati regalati insieme e li trovo veramente molto belli. Soprattutto questo qua mi ricorda tanto l'acqua. A me piace tanto andare sia al mare che al lago o anche al fiume a fare il bagno perché da noi in Ticino ci sono tanti fiumiciattoli dove si può andare a fare il bagno.
e per quello io adoro appunto andare a nuotare d'estate. Poi, come vi ho già menzionato prima, a me piace tanto andare a Murano, chiaramente mi piace anche tanto andare a Venezia, per quello mi sono presa anche il gondoliere e poi visto che sono un'amante del mare e quando ero piccola mi piaceva tanto fare i castelli e poi andavo a cercare conchiglie per naturalmente decorare tutti i miei castelli di sabbia che facevo, mi sono presa anche questo charm qua con le conchiglie, forse diciamo che anche vi spiego questo. E questo charm insieme, visto che entrambi hanno le conchiglie, li ho presi o mi sono stati regalati, perché appunto questo l'ho preso io e questo mi è stato regalato. Li ho ricevuti o li ho presi perché ci sono le conchiglie. Come amante del mare, diciamo, proprio io adoro il mare, quando ero piccola adoravo anche tanto fare i castelli di sabbia. E quando facevo i castelli, dopo andavo a cercarmi una qualche conchiglietta, tanto per anche decorare il mio magnifico castello. E a me questi charm qua ricordano tantissimo quel periodo lì. Questo charm qui, come anche questo qua, non sono anche loro originali di Pandora, ma sono di Murano anche loro e li ho presi insieme agli altri due che vi ho fatto vedere prima. Anche loro mi ricordano Murano per quello che li ho presi. E poi chiaramente sono blu, mi ricordano l'acqua e per quello li ho messi insieme a tutti gli altri charm. L'ultimo charm che non vi ho ancora spiegato è questo qui della tartaruga. A dire il vero, la tartaruga di per sé per me non è che abbia un significato speciale, però appunto, come già detto tante volte, a me piace il mare, mi piacciono anche tutti i pesci o diciamo tutti gli animali che vivono in acqua e quando ho visto la tartaruga ho detto questa qui proprio mi piace e per quello l'ho presa. La tartaruga esiste anche in rosa, però io proprio l'ho voluta in blu perché mi ricorda di più l'acqua e va anche più d'accordo naturalmente con i miei charm che ho qui per l'estate. Ora ci starebbe la composizione per l'autunno, però vi svelo già adesso che una composizione autunnale non ce l'ho. Non ho proprio dei charm che mi ricordano l'autunno, tranne uno che ve lo faccio vedere dopo, però comunque vi faccio vedere un'altra composizione che mi piace tantissimo. Eccomi con una composizione un po' speciale, questa qui io la chiamo Disney perché ovviamente sono tutte o diverse figure dei film Disney e direi incominciamo da destra. Qui vediamo Minnie e Topolino e io sono una grandissima fan di Minnie, per quello era anche chiaro per me che non poteva mancare Topolino. So che esiste un Topolino che assomiglia di più a Minnie, però io ho proprio preso questo qua perché a me piaceva anche tanto guardare il film Fantasia, allora L'apprendista stregone. A me veramente piaceva tanto come film e per quello ho scelto questo topolino qua. Da parte vedete il Re Leone, ovvio anche questo qua è un film super conosciuto, penso che tanti di voi lo conoscono dalla loro infanzia e anche per me era un film che guardavo sempre molto ma molto volentieri. Idem anche per Winnie Pooh e l'asinello IA, anche loro super cute. Topolino, Winnie Pooh e IA, vi avevo fatto il penultimo video dell'unboxing dove ve li presento un pochettino più da vicino, per quello adesso qui non li faccio vedere ancora di più in dettaglio, se volete vederlo vi lascio qua sopra il link da guardare il video. In ogni caso da Topolino dietro c'è scritto Believe in Magic, quello però ve lo voglio far vedere anche in questo video perché è proprio bello. Poi abbiamo il fungo, che lui dire il vero, questo fungo qua, non ha niente a che fare con Disney, però l'avevo preso perché mi piaceva così tanto e si chiama Fungo Delizioso e proprio lo trovo veramente delizioso perché è carino. E niente, è l'unico charm di per sé che posso anche dire che possiedo per una collezione autunnale. Però visto che non ho nient'altro per l'autunno, di solito lo metto con le figure Disney. Però anche qui le figure Disney tante le ho solo prese ultimamente, diciamo la maggior parte le ho prese solo ultimamente, per quello non è che ho ancora proprio una composizione fissa che dico ecco questa qui la faccio sempre solo così. Poi anche le altre che vi ho appena mostrato sono composizioni che cambio ogni volta in base a cosa ho voglia di mettere o di usare. Ecco che vi ho promesso di farvi vedere Topolino dal di dietro dove c'è scritto sulla sua testa Believe in Magic. E spero che potete leggerlo bene, l'ho trovato veramente super carino quando l'ho visto e in
In generale, questo topolino qua mi piace molto di più di quell'altro. Visto che adesso vi ho fatto vedere una composizione un po' speciale, direi vi faccio vedere l'altra composizione speciale e poi passiamo a quella natalizia o diciamo anche quella per l'inverno. La prossima composizione speciale ve la faccio vedere dentro nello scatolino di Pandora, perché appunto sono solo tre charm. E questi qua li trovo veramente fantastici, li ho presi a Las Vegas ed era la loro special edition che avevano proprio solo per Las Vegas. Ci sono appunto i due dadi e poi qui abbiamo questo charm qua che ha tutti i simboli delle carte da gioco. Adesso anche qui ve lo giro veloce così che potete vedere naturalmente tutto il charm, per quello anche che non l'ho messo al braccialetto. Ecco che vi ho girato i dadi ma anche il charm qui in mezzo. E per i dadi quello che vi voglio dire, adesso vedete il numero 4 e 6, prima vi ho fatto vedere il numero 3 e 1 e però il numero 2 e 5 mancano. Se vi chiedete perché mancano è che sono quei lati del dado dove c'è dentro il buco per infilarli nella catenina del braccialetto. Comunque li trovo molto ma molto belli. Comunque adesso vi ho ancora rigirato il charm in mezzo perché veramente lo trovo una bellissima idea. E per finire eccoci qua ancora con il cuore. Altre composizioni speciali non ne ho, per quello adesso direi proseguiamo con diciamo l'ultima o forse anche la penultima composizione, ossia quella per Natale-inverno. Eccomi con la mia ultima composizione, ossia quella dell'inverno o diciamo anche di Natale. All'inizio appunto li ho sempre su tutti questi charm, perché appunto si incomincia diciamo a, non so, metà novembre incomincia a mettere tutti questi charm natalizi ma anche per l'inverno, e poi quando è passata l'Epifania tolgo tutti quelli natalizi e mi tengo solo quelli invernali. Però adesso ve la faccio vedere proprio bella intera la composizione perché la trovo veramente magnifica. Anche qui direi che incominciamo da destra. Qui c'è il charm originale di Pandora con vetro di Murano con le stelle. Mi è stato regalato per Natale e lo trovo veramente magnifico per il periodo natalizio, perché naturalmente ci sono tutte le stelle e a me appunto ricorda Natale. Poi ho visto il trenino con dentro il regalo e questo qui devo ammetterlo, solo preso proprio perché mi piace un sacco. Sì, quando ero piccola avevo un trenino per giocare, però comunque non è che adesso c'ho diciamo un ricordo super speciale per dire l'ho preso proprio per quel motivo lì. Poi, visto che abbiamo il trenino, diciamo il trenino porta i regali e qui abbiamo Babbo Natale o come lo chiamiamo anche noi in Ticino, San Nicolao. Lui, anche lui è super carino. Adesso ve l'ho anche girato così lo vedete un po' meglio e l'ho preso perché a me naturalmente ricorda l'infanzia e sono dei bellissimi ricordi. Con Babbo Natale ci vuole anche la sua slitta, che è questa qua da parte, anche questa ve la giro veloce. Ecco qua che l'ho girata così la vedete un pochettino meglio, anche lei ha su dei giocattoli e mi ricorda l'infanzia. Chiaramente desideravo anche avere un pacco regalo, per quello mi sono presa anche il pacco regalo, e però dopo, più tardi, è arrivata naturalmente la collezione Disney e c'erano Minnie e Topolino che spacchettano il regalo, diciamo, con il pacco regalo. Io li ho presi perché non sono solo una grande fan di Minnie e Topolino, però a me piaceva anche sempre quel momento di Natale quando si era tutti insieme e si era lì a spacchettare i regali. A me piaceva il momento appunto di essere lì con la famiglia, con tutti i tuoi cari e quell'atmosfera che c'era, ecco, per quello li ho presi perché proprio mi ricordano quel momento lì. Poi ho dentro questo charm tutto colorato, anche lui viene da Murano, per quello non è originale Pandora, però l'ho trovato molto bello perché mi ricorda un po' tutta la, diciamo, la carta regalo che si compra tutta bella colorata e ho pensato che va d'accordo con Natale. Poi abbiamo qua lo schiaccianoci, anche lui super carino, ve l'ho presentato nel mio penultimo unboxing di Pandora, che anche qui vi lascio il video se non lo conoscete ancora. E niente, l'ho preso perché una mia vicina che mi curava sempre aveva sempre una grande collezione di schiaccianoci e visto che la vicina mi è molto simpatica, abbiamo sempre ancora contatto insieme, a me questo schiaccianoci ricorda proprio la mia vicina e quei bei momenti che passavamo insieme. Poi abbiamo il pupazzo di neve con un cappellino rosso. Spero che potete vederlo bene, e anche lui l'ho preso perché a me piace tantissimo essere nella natura, quando naturalmente è inverno mi piace un sacco la neve,
e mi piaceva da bimba, ma anche adesso che sono, diciamo, adulta, mi piace sempre ancora fare un pupazzo di neve. Chiaramente la neve, per quello ci vuole anche il fiocco di neve, e qui da parte abbiamo anche l'altro charm che mi è stato regalato l'anno scorso a Natale, che è questo qua che sembra ghiaccio, e qui da parte c'è un fiocco di neve. Allora, da tutti e due i lati abbiamo un fiocco di neve. E poi per ultimo abbiamo il pinguino che scia. Adesso sposto un po' la composizione perché mi rendo conto che non lo vedete molto bene e ve lo voglio fare vedere perché è super cute. Il pinguino non ve lo faccio vedere super in dettaglio perché qui il mio ultimo unboxing video di Pandora lo vedete bene, ve l'ho fatto anche vedere più da vicino, e per quello non faccio super da vicino la ripresa. Adesso ve l'ho anche girato così che vedete il retro del pinguino, si vede ancora un pezzo della sciarpa e poi appunto sotto gli sci, ed è un pinguino che scia perché naturalmente a me piace un casino andare a sciare quando c'è la neve. Questo charm qui mi è stato regalato e sono super contenta che l'ho ricevuto perché lo trovo super simpatico. E niente, questa qui allora è la mia composizione, diciamo, che ho per Natale inverno, e come già menzionato, quando poi è passata l'Epifania tolgo sia il trenino che Babbo Natale o San Nicolao, la sua slitta, i due pacchi regali, lo schiaccianoci e basta, il resto resta. Ecco che questi erano tutti i miei charm. E per finire il video vi voglio fare vedere un'ultima cosa che è dentro qua. E per chi conosce già i miei video sa che io una volta mi sono lamentata dell'apertura del bracciale classico di Pandora, perché vi ho detto che quando metto dentro l'unghia, che ho anche il gel lac, mi si spacca sempre il colore o appunto anche l'unghia completa. È una cosa che mi ha sempre fatto arrabbiare, anche se io adoro tantissimo il mio bracciale Pandora. E siete proprio stati voi a scrivermi nei commenti: ma guarda che esiste un accessorio! Allora io chiaramente sono andata subito a cercarmelo e l'ho trovato, e per chi non lo conosce ancora ve lo voglio fare vedere perché io lo trovo super comodo, ossia questo portachiave che serve appunto per aprire il bracciale Pandora. Io lo trovo super comodo, sono contentissima che me l'avete consigliato, per quello grazie mille a tutti quelli che me l'avevano scritto nei commenti. E chi non ce l'ha ancora ve lo consiglio, non ve ne pentirete, io l'ho pagato 20 euro, per quello chiaro è caro, però per tutte le volte che lo uso sono super contenta di averlo preso. E questa era l'ultima cosa che vi volevo fare vedere nel video di oggi. Se avete voglia fatemi sapere nei commenti qual è il vostro charm preferito che avete, se ne avete uno, o se desiderate avere un bracciale Pandora. Se volete ancora guardare un qualche video vi lascio qui dei video da guardare, se no vi saluto, una buona giornata e alla prossima! Ciao!